All'ARS 2 giorni per approvare esercizio provvisorio il mutuo da 2 miliardi. Incendio traghetto Norman Atlantic, ci sarebbe un siciliano tra i passeggeri della nave andata in fiamme ieri. Allerta maltempo della protezione civile, in Sicilia arrivano gelo e neve. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi è lunedì 29 dicembre. 2 giorni per approvare esercizio provvisorio, il mutuo da 2 miliardi e la legge per i precari degli enti locali. All'Assemblea regionale siciliana inizia la corsa contro il tempo. Inizia oggi la corsa contro il tempo per approvare il bilancio. La seconda commissione dell'ARS ha di fatto ufficializzato l'avvio dell'iter che dovrà essere seguito dai documenti contabili. Oggi alle 13 è scaduto il termine per presentare gli emendamenti. La discussione inizierà domani. Ci sono alcuni aspetti, ha spiegato il presidente della commissione bilancio, Nino Dina, che vanno approfonditi attentamente. Alcune coperture finanziarie non ci sembrano così certe e affidabili. Vedremo nel corso della discussione di sistemare gli aspetti che al momento non ci convincono. Gli emendamenti all'esercizio provvisorio potrebbero essere molto numerosi. L'opposizione infatti, nonostante il richiamo al senso di responsabilità lanciato dall'assessore all'economia Baccei, non è convinta dal testo. Sul disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio, ha detto il capogruppo di Forza Italia, Marco Falcone, bisogna andare cauti, anche perché il governo ha deciso di caricarlo di norme sostanziali che nulla hanno a che vedere con l'autorizzazione di spesa per i prossimi 4 mesi, ma al contempo ne ha trascurate altre che sono estremamente necessarie sotto un profilo finanziario. Insieme al testo sull'esercizio provvisorio dovranno essere esaminati, discussi e approvati disegni di legge delicatissimi come il mutuo da 2 miliardi per i debiti della sanità e quello riguardante le proroghe per i precari degli enti locali. Incendio traghetto Norman Atlantic, ci sarebbe un siciliano tra i passeggeri della nave andata in fiamme ieri tra l'Albania e l'Italia. Non si hanno più notizie di Giuseppe Mancuso, 57 anni, momentaneamente sono 363 i passeggeri tratti in salvo e 115 quelli ancora da soccorrere. Allerta maltempo della protezione civile, in Sicilia arrivano gelo e neve. Sarà un fine d'anno all'insegna del freddo. In tutte le zone interne della Sicilia sarà probabile la neve, ma soprattutto in quelle esposte ai venti di nord-nord-est, da dove arriva la ventata di aria gelida. Quasi certa invece la presenza della neve a quote collinari. È possibile che Montecuccio si imbianchi prima del solito e forse persino Monte Pellegrino. E così succederà in molte zone dei Nebrodi, sulle Madonie, la prima neve è già arrivata. Patiremo sicuramente il freddo, con temperature massime a una cifra e minime che potranno anche scendere di un paio di gradi sotto lo zero nelle zone interne. Anche le precipitazioni saranno abbondanti, così come accaduto nella giornata di ieri. La protezione civile per quanto riguarda il centro-sud è segnata in rosso solo una parte della Calabria, la Sicilia in giallo, colore che nella classificazione indica fenomeni di più modesta entità. Ma il Dipartimento tiene gli occhi aperti. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia informa un comunicato e aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. E in previsione dell'ondata di freddo che sta interessando anche Palermo, l'assessorato per la cittadinanza sociale ha disposto un potenziamento dei servizi di accoglienza ed emergenza. In particolare è previsto un turno straordinario del servizio comunale di assistenza notturna su strada, con la presenza di una unità mobile, con operatori che forniranno beni di prima necessità e senza tetto, con la distribuzione di bevande, pasti e coperte. Sarà inoltre possibile usufruire, come tutte le notti, del dormitorio attrezzato dal comune a Piazza della Pace, che offre alcune decine di posti letto. Cambiamo argomento: intimidazione all'ex assessore all'urbanistica del comune di Villa Abate, Nadia Macchiarella. Questa mattina nel giardino della sua abitazione sono state trovate 2 teste di capretto. Indagini sono in corso. I corsi di formazione siano più rispondenti alle offerte di lavoro, a dirlo l'assessore Mariella Lobello. Vediamo.
Il 2014 è stato un anno che ha registrato numeri per la disoccupazione in Sicilia molto alti. Il dato più preoccupante riguarda soprattutto chi non è più giovane e cerca ancora il suo primo lavoro. Gli assessorati regionali al lavoro e alla formazione devono lavorare in sinergia con le imprese siciliane, che devono rendere note le esigenze del mondo lavorativo. L'impegno dell'assessorato all'istruzione e formazione per il 2015 è quello di aiutare l'università e le scuole siciliane. L'impegno sarà quello di estendere il tempo pieno alle scuole pubbliche cercando di finanziare le mense scolastiche. Questo darà un aiuto anche a molte famiglie siciliane. La formazione, l'acqua, l'energia, la sanità e i rifiuti in Sicilia sono stati fino ad un recente passato settori legati ad affari loschi. Tutto questo è stato messo sotto la lente di ingrandimento della magistratura. L'assessore Lobello sottolinea quanto sia importante cambiare la rotta della politica nel settore della formazione. Un'attenzione particolare sarà data ai lavoratori piuttosto che agli enti di riferimento. Da lunedì si aprirà un tavolo con i sindacati per fare in modo che non siano sempre i lavoratori a pagare. Bisogna mettere insieme domanda e offerta di lavoro. Beh, devo dire che invece le aziende, quelle che ci sono, comunque le assunzioni che fanno non le ricercano certamente in Sicilia, perché non c'è stata una formazione che mettesse insieme le aziende e gli enti di formazione. È difficile per esempio trovare un'esigenza di una particolare impresa che possa trovare risposta in un corso di formazione progettato. Quindi c'è bisogno di questo mettere insieme, tant'è che la nuova riforma, il disegno di legge sulla formazione ha proprio questo obiettivo, come siccome pure il disegno di legge sul diritto allo studio ha l'altro, che è quello di, come dicevo prima, di fare in modo che ci sia questa continuità nell'arco della giornata legata allo studio. Dal lato è una risposta alla dispersione scolastica e dall'altro quello della formazione è una risposta comunque alle tante professioni che comunque vengono ricercate ma che non c'è assolutamente nel nostro mercato un'offerta. Dal 1 gennaio partirà la seconda parte del piano di pedonalizzazione a Palermo. Il progetto interessa la piazza Parlamento e il suo sgombero dalle auto. L'assessore alla mobilità Giusto Catani ha dichiarato che il piano è stato voluto dall'UNESCO per valorizzare il patrimonio artistico e verrà portato a termine ad aprile. L'assessore ha continuato dicendo che nei prossimi mesi sempre l'UNESCO valuterà i monumenti della città per inserirli tra i patrimoni dell'umanità e ha concluso sostenendo che c'è bisogno di una campagna di sensibilizzazione per valorizzare il centro storico palermitano. Aumenta ulteriormente a Palermo la possibilità di interazione fra i cittadini e la RAP, in particolare per contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti ingombranti. Il nuovo servizio di ritiro a domicilio, che prevede la gratuità del ritiro per i cittadini, scuole ed enti non profit fino a 3 pezzi, è infatti adesso prenotabile anche online tramite il sito dell'azienda www.rapspa.it. Cambiamo argomento, un bilancio degli ultimi 6 mesi a Bagheria. A tracciarlo Orazio Amenta, segretario cittadino del Partito Democratico. Dopo i primi 6 mesi possiamo dire questo, si è cambiato, si voleva cambiare tutto, non si è cambiato niente. Cimitero, piano regolatore, rifiuti, sono problemi che rimangono sul tavolo, come quello del dissesto, non è cambiato nulla e siamo veramente preoccupati che il 2015, ecco, possa essere peggiore del precedente. Quali meccanismi secondo te virtuosi sono stati messi in moto e se sono stati messi in moto? Ma intanto partiamo dai rifiuti. I rifiuti non soltanto abbiamo la stessa raccolta che avevamo sotto la precedente amministrazione, aspramente criticata da tutti, compreso il Movimento 5 Stelle, quindi non è cambiato niente, ma quello che ci preoccupa è la prospettiva, cioè per noi fare una SPA significa fare il Coiures 2 alla vendetta, cioè fare l'ennesimo carrozzone, mettere sul mercato un'ennesima municipalizzata, che sappiamo le municipalizzate in Italia come vanno. Tanto darà stipendi agli amministratori. Sì, darà stipendi agli amministratori, si farà un nuovo consiglio di amministrazione, ci saranno delle nuove assunzioni, cioè ripercorreremo quello che già è stato visto e fatto in tante altre parti d'Italia e tanto più qui a Bagheria col Coiures. Ecco, quale strada indicate? Per i rifiuti, per i servizi,
per la rinascita di Bagheria? Allora, la via maestra per la rinascita di Bagheria è il dialogo e il confronto fra le parti politiche. Nessuno può pensare, lo dicevamo prima all'Omeo, che un uomo solo al comando possa risolvere le problematiche di una cittadina che si trova per tutta una serie di situazioni in condizioni disastrose. Ecco che il dialogo e il confronto, che poi sono l'essenza dell'istituzione, l'essenza della politica, il senso della politica, possono portare dei frutti positivi. Ricordiamoci che il Movimento 5 Stelle è stato votato dalla minoranza dei bagheresi e che sicuramente oggi a maggior ragione rappresenta la minoranza dei bagheresi. È durata poche ore l'attività parossistica di ieri dell'Etna, che ha creato disagi alle popolazioni della fascia ionica a causa di un'intensa pioggia di cenere. L'emissione della nuvola nera prodotta dal nuovo cratere di sud-est è terminata in serata e stamane nei tanti paesi della zona orientale dell'Etna sono iniziate le operazioni di pulizia. Ad una settimana dall'inizio dei saldi in Sicilia sono molti negozi che propongono prezzi già scontati. I commercianti hanno anticipato le svendite per approfittare del periodo natalizio contro la decisione di iniziare i saldi il giorno 3 gennaio. La presidente di Federmoda Palermo, Patrizia Di Dio, ha dichiarato di essere scontenta nei confronti di chi trasgredisce le regole danneggiando chi le rispetta. Omnia Mundamundis, il concerto di Natale degli Arc Ensemble con il coro lirico Concadoro per la missione Kitanewa in Tanzania. Il consueto appuntamento con la solidarietà e il concerto di Natale degli Arc Ensemble quest'anno si è tenuto al Duomo di Monreale. Per sostenere la missione Kitanewa, che prevede la costruzione di un ostello femminile in Tanzania, gli Arc Ensemble e il coro lirico Concadoro, diretto da Domenico Guzzardo, con i solisti Natalia Demina, soprano, Vincenzo Leone, tenore, Sonia Tomasino, mezzosoprano, Anna Maria Amato, contralto e Settimo Scamardi, baritono, accompagnati all'arpa da Lucia Clementi, hanno eseguito musiche di Schubert e di Saint-Saëns. Al concerto organizzato dall'Arcidiocesi di Monreale in collaborazione con l'Associazione Culturale Arta Nuova ha partecipato anche l'Arcivescovo di Monreale, Monsignor Michele Pennisi. La serata si è inserita nell'ambito delle iniziative umanitarie per sensibilizzare la società civile sulla grave situazione delle giovani donne in Tanzania. La missione si occupa di realizzare asili, scuole e alloggi per salvare dalla strada quante più ragazze possibili. Un presepe per Paolo, quattro chiacchiere con la gente sul Natale, con Salvo Piparo e Costanza Licata, domani alle 17.30 all'ex scuderia di Villa Niscemi con Rita Borsellino a cura del centro studi Paolo Borsellino a Palermo. Un dialogo a due voci sulle tradizioni del Natale e non solo, in occasione della mostra in corso, allestita nella sede del centro studi che conta oltre 350 presepi provenienti da tutto il mondo, di varie dimensioni e nei materiali più vari, arricchita quest'anno di molti manufatti realizzati dai bambini delle scuole dell'infanzia e primarie di diverse regioni d'Italia. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.